fare, no? È vero, qui Giulio Meno male. siamo tutti liberi di esprimere. Allora, quali sono, ecco, dopo che abbiamo parlato di tutte queste cose, religione, la donna, prima, dopo, l'organizzazione, gli ostacoli spesso per raggiungere quello che vogliamo, a parte personale, ma anche della società, quali sono i veri ostacoli secondo te? Oltre il pregiudizio, quali sono, Sara? Secondo me le ingiustizie, penso anche al giudizio degli altri. Io per esempio ho vissuto, cioè parlo sempre di queste cose perché ho vissuto la scuola media, atti di Tu bullismo. hai vissuto il bullismo, Sì, scuola cavolo. media, 3 anni di inferno, se si può dire, Porca nel senso. miseria, porca miseria. Quindi per questo sono molto contro le ingiustizie, E che l'indifferenza, ti i facevano? Di, pregiudizi, che ti hanno fatto? di tutto e di più. Cioè, tornavo a casa con i pantaloni sporchi oppure con la colla attaccata, mi attaccavano la colla sopra la sedia, mi rubavano le calcolatrici, me le ricompravano tutti i giorni perché me le rubavano e ci scrivevano sopra il loro nome. Insomma, per far capire che era loro, non era mia, non si sa quante calcolatrici mi hanno voluto E tu non ti sei mai comprare. vendicata a fargli qualche scherzetto? Pure tu? No, Mai? Mai hai fatto uno scherzetto? perché non Eh? sono un tipo L'inchiostro nel vendicativo. panino, nella merenda, no? No, andavo dalla preside.